grande gioia presentare questa mostra. È stata una mostra che doverosa, che celebra uno dei più grandi musicisti contemporanei che l'Italia e Roma hanno avuto, una figura straordinaria che meritava e merita di essere adeguatamente ricordata, valorizzata, e naturalmente anche la mostra ci dà l'opportunità di mostrare questo straordinario patrimonio che è il suo archivio personale. Ho avuto la fortuna di vederlo a casa con Maria Paola, e davvero è stato un viaggio nella storia della musica, del teatro, del cinema italiano straordinario. E quindi sono dei reperti bellissimi e sono stati organizzati in modo, penso, magistrale, e ci consentono a tutti quanti, sicuro saranno tanti, vorranno visitare la mostra, di apprezzare un percorso artistico davvero straordinario, di una persona, di un musicista che aveva delle doti uniche, che ha iniziato a suonare appunto da solo, da giovanissimo, poi però con una formazione classica si esibisce il diploma di conservatorio, ecco, lui dopo che già suonava in concerto, però comunque ancora a 27 anni, se non sbaglio, prese il diploma dopo suonando Bach, Brahms, Chopin, eccetera. La commissione rileva nel candidato da doti assolutamente eccezionali, tecnica, musicalità, di stile, tali dati costituiscono sul loro complesso elemento di particolare segnalazione, dice Coro, insomma, un musicista solidissimo, che poi però ha valorizzato per tante vocazioni, appunto è stato suonato con grandi jazzisti, con Louis Armstrong, con Chuck Berry, con Duke Ellington, con Miles Davis, ma poi ha trovato la sua strada particolare nella musica per il teatro, nella musica per il cinema in particolare, con dati che tutti conoscono e che non è, che è superfluo, diciamo, sottolineare quanto siano straordinari, insomma, sono davvero una quantità per qualità, un patrimonio musicale inestimabile, con picchi naturalmente, conosciamo insomma alcune canzoni, alcune sono davvero memorabili, forse la canzone Io non farà subito, forse la più bella canzone che c'è su Roma, insomma sono davvero delle patrimonio che meritava di essere valorizzato e fatto conoscere. Ci sono delle chicche, ci sono le partiture con i disegni di Ettore Scola, ci sono tante cose davvero molto molto belle, stimolanti, ci darà la possibilità di ascoltare naturalmente musiche del maestro Trovajoli, e per noi questo è non è solo un omaggio, ma è anche il punto di partenza, perché poi naturalmente vorremmo che queste carte, questo archivio fosse futuro anche conservato, reso fruibile, insomma valorizzato. Quindi ringrazio davvero Maria Paola per averci voluto impegnarsi, e so che è stato anche insomma un lavoro non solo intenso dal punto di vista pratico, perché so che avete lavorato tantissimo, molto bene, ma anche immagino emotivamente molto, molto intenso questo viaggio nella storia del percorso artistico e musicale del maestro Trovajoli, ma credo che in questo modo Roma celebra adeguatamente una delle sue figure più rilevanti. Lo facciamo con grande gioia, anche una mostra gioiosa naturalmente come la maestro Trovajoli.